然后体验都不到意思。下来。对对对，下来，下来，下来了。Ciao a tutti, oggi andremo proprio alla tomba di Massimiliano l'Imperatore. Accompagnatemi. Ciao a tutti, benvenuti un'altra volta al nostro canale. Oggi vi faccio vedere questa abbadia di Wilde che si trova dentro a Innsbruck. E beh, dentro è molto bello questa abbadia. Già nel sud di Innsbruck era già abitato su 1000 avanti Cristo dai Celti. E qua invece davanti ci troviamo qui questo museo che dà stile panorama, dove si trovano delle immagini giganti a 360 gradi. Su questa piazza troviamo questo Kaiser Karl I. Kaiser sarebbe come se in Roma si diceva Cesare, no? E qua invece in Innsbruck si dice Kaiser. E beh, qua troviamo anche una bellissima vista panoramica. Però se volete vedere una vista panoramica ancora migliore, vedete il video che ho fatto di Norchette, che lì sì, è meraviglioso. Siamo venuti fino a qui perché dicevano che questa casa che vedete qui davanti, che è una quale fanno tante cerimonie, tante, vabbè, è molto turistica, viene le persone per fotografare la sua particolarità. Di questo palazzo che vedete qui davanti, ma adesso lo stanno riformando, lo stanno ristrutturando. Ma qui di solito fanno matrimoni, fanno feste, così le persone costano tanto. Invece qua dietro a questo ci troviamo questo Bergisel, che sarebbe praticamente un scivolo per sciare. E qua troviamo una bellissima, no, beh sì, bellissima e amorosa che sta camminando lì, ma dietro a lei c'è l'Arco del Trionfo, costruita per Maria Teresa di Austria, che è conosciutissima anche in Italia. E come sono veramente peruviano, non faccio a non notare questa bellissima alpaca. E certo che devo uscire il mio video perché è un onore per me trovare qui a Innsbruck. E niente, stavo percorrendo per le strade di Innsbruck, vi faccio notare e vedere la particolarità e piuttosto la pulizia che si trova in questo posto, veramente molto 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 pulito. E sì, anche mio bambino dice. Ci troviamo questa colonna di Sant'Anna, che è sempre stato costruito per Maria Teresa di Austria nel 1706. E come si trova a Bolzano, anche qui a Innsbruck hanno messo tipo della pelliccia per scaldare le sedie, perché comunque siamo a mese di febbraio e fa parecchio freddo. E adesso mia amorosa sta entrando in questo negozio, che sarebbe uno dei negozi più importanti degli Swarovski, perché come sapete Swarovski è di Batens, che si trova a pochi chilometri, a 10 chilometri, non so quanti chilometri, ma pochissimi chilometri da qui da Innsbruck. E questo è stato il suo primo negozio che hanno avuto loro. Infatti vediamo lo Swarovski veramente a sua massima potenza. Siamo stati anche al museo di Swarovski. Se non avete visto il video, vi invito a guardarli, bonito, che è molto interessante, perché ci sono tante stanze delle meraviglie, molto particolari e molto lussuoso. Anche questo negozio, che è gratis, si può venire a farsi un giretto. È tutto particolare, anche queste scale così, con tutti i cristalli Swarovski. Ne vale la pena, tanto è un giretto così gratis a vedere. Non penso comprare niente, però vabbè, chi se lo può permettere, ben sia. È molto bello, tutto fatto da cristalli. Guarda questo topolino, è già. E guardate questa roba, mamma mia, oh, che lusso! Tu che dici, amore? Ah! Sì. Appena si esce il negozio dei Swarovski, ci troviamo qui davanti a McDonald's, va bene? Ma dietro McDonald's c'è il Tettuccio d'Oro, che è molto conosciuto e molto importante qui a Innsbruck, che è stato costruito nel 1420, ma Massimiliano d'Asburgo nel 1500 lo fece fare il terrazzo con tutte queste tegole, che sono di rame dorato, che sono 2657 tegole. E guardate che bellezza. Invece questa è la torre civica, che con 5 euro puoi salire fino su e guardare a 360 gradi tutta Innsbruck.
E qua davanti invece troviamo questa chiesa gesuita, che è molto importante questa chiesa perché qua consacrano ogni anno il Sacro Cuore di Gesù. E praticamente fanno anche lezioni, fanno praticamente insegnamenti per diventare un prete gesuita. La chiesa viene edificata nel 1627 e è molto decorata al massimo livello, perché ovviamente ho visto il Sacro Cuore di Gesù. È molto bella come chiesa. Io spero che vi sta piacendo questo video, e se vi è piaciuto per favore aiutatemi con un like, commentate, che mi fate veramente un gran aiuto. E già che sono qui in chiesa mi farò una bella preghiera, e pregherò anche per tutti coloro che si sono iscritti nel mio canale, e grazie veramente a tutti. Siete fantastici. E questo che vedete qui davanti sarebbe il palazzo imperiale, e dentro non si può fare nemmeno video né foto, quindi non sono entrato questa volta. E dentro ci dovrebbe stare la sala del gigante, la cappella in cui morì l'imperatore Francesco. E niente, c'è anche l'appartamento di Sisi e tante altre cose, perché è stata anche la residenza di tanti imperatori qui. E davanti vediamo anche questo monumento di bronzo di Leopoldo V con il suo cavallo, che è sempre qui davanti a questo palazzo imperiale, che veramente è gigantesco. Siamo entrati per vedere questa tomba di Massimiliano, che è molto turistica, e abbiamo pagato 8 euro ciascuno. E ti lascia pure, ti permette di vedere anche un'altra saletta dove si troverà tanti monumenti tipici natalizi, perché non so se lo voi lo sapete, ma in Austria è stato creato anche il primo villancico, la prima canzone di Natale. E niente, allora per questo motivo anche loro si sono andati a fare questo. Beh, pensavo veramente che non mi piacesse, ma veramente posso dire che sì, è molto bello, molto decorato, mi fa sentire come se fosse Natale, invece no, non siamo Natale, è mai passato, già siamo a febbraio, anzi fine di febbraio. E ecco ragazzi, ci troviamo proprio davanti alla cappella di Massimiliano I l'imperatore, che è stato praticamente realizzato per Ferdinando I, l'imperatore Ferdinando I, nell'anno 1500, che ha regnato fino al 1564. E niente, praticamente si trovano 28 figure di bronzo fuso che sono raggruppati intorno a questa tomba. E qua troviamo anche a Antonio, che di solito è di Padova, che se non sbaglio. Voi sapete che San Antonio è di Padova, eh sì. Ritorneremo anche lì a fare il video perché non l'abbiamo fatto. Però ritornando al nostro discorso, Massimiliano I, l'imperatore, guarda che quanti soldi hanno investito per fare questa tomba. A parte che qua dentro c'è solo la tomba, non c'è il suo corpo, quindi l'hanno fatto a onore suo. E beh, è molto turistico, le persone vengono qui perché non è una cosa comune. In questa chiesa della corte troviamo anche la cappella d'argento, che sarebbe questo qui che abbiamo qui davanti, e è molto bella. C'è, ho visto altre cappelle d'argento anche in Italia, e non, cioè sì, è bella ma basta. E beh ragazzi, andiamo, continuiamo nostra avventura per Innsbruck, e spero trovare altre nuove cose. E qui davanti invece troviamo una scultura di bronzo di Walter, sì, lo stesso Walter che si trova anche nella piazza principale di Bolzano, lo scrittore. E qua troviamo questo fiume meraviglioso cristallino che si chiama Inn, che viene il nome di Innsbruck. Inn è il fiume, Brook significa ponte, ponte sopra il fiume Inn. E qui davanti invece vediamo tutte queste case colorate, molto graziose, molto belle, che mi fanno ricordare a Murano, che anche lì andremo ragazzi.
andremo dappertutto con il nostro canale e saremo sempre in più e veramente vi ringrazio. E se non vi siete ancora iscritti, vi invito a iscrivervi, che è gratis, non costa niente. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!